Come vi dicevo all'inizio di Buongiorno Regione, facciamo un salto in Australia. Lo possiamo fare grazie alla tecnologia, al collegamento Skype di Giovanni Romano, che ci farà conoscere la vita di Palmina Silvestri, questa donna che si è trasferita in Australia e di Acquaviva con le Croce, quindi un paese di origini croate dove tra l'altro domani ci sarà il presidente. Allora vediamo come è riuscita a coniugare queste sue origini, radici italiane, croate, con questa cultura anglosassone. Vediamo. Well, io sono nata a Acquaviva con le Croce, lì in provincia Campobasso. Sono emigrata in Australia nel 1968. Sono venuta qui con mia mamma e mia sorella. Papà già era qui dal 60 e noi siamo arrivati 8 anni dopo. Che lavoro faceva suo padre e che lavoro poi fa lei adesso? Mio padre qui faceva come manuale perché venendo dall'Italia, sai come si lavorava in campagna, allora come manuale ha lavorato qui. Io adesso sono, non so come si dice proprio in italiano, office manager qui a Catholic Education, dove è l'ufficio più importante delle scuole cattoliche qui in Western Australia. Lei vive in Australia occidentale, appunto a Perth. Ci descriva un po' la città, com'è? La città di Perth è bellissima, adesso stiamo a fare dei lavori di farla più grande, c'è un bel parco che si chiama, come si dice, King's Park, giardino botanico, dove molta gente lo usa per fare picnics con i bambini e si vede tutta la città di Perth quando vai sopra al King's Park, dove c'è il monumento dei caduti di guerra. Si vede il fiume, noi abbiamo un grande fiume, un bel fiume, Swan River, che viene da Caversham, giù dentro, passa Fremantle. L'acqua è molto bella. Ci sono possibilità di studio o di lavoro per molisani che volessero venire in Australia occidentale, in particolare a Perth, e in quali settori? La possibilità di studio c'è, sì, c'è molta possibilità, tanti altri giovani da anche altre nazioni come asiatiche vengono qui a studiare all'università. La possibilità, se vieni con un visto di studio, puoi studiare, puoi lavorare 20 ore alla settimana mentre che tu studi. So che la possibilità c'è per studiare per tutti. E per lavorare ci sono richieste in quali settori? Ci sono richieste, il problema è che con gli italiani che vengono qui la loro lingua non è proprio, il loro inglese non è proprio adatto. So, i lavori che molti giovani prendono, che ho parlato con loro anche, sono più lavori di, come si dice, in cucina o in alberghi, in cose così. Per chi conosce invece bene l'inglese, che possibilità ci sono? Well, più richiesti erano prima ingegneri e architetti, sono più richiesti di tutto. Lei è molisana, però di origini croate, trapiantata in Australia. Quali di queste tre identità sente più sua e come ci convive? Io sono nata in Italia, so mi sento sempre più italiana. Qui al lavoro abbiamo tutte differenti nazioni che lavorano qui, specialmente qui con me in questo ufficio. E we embrace, abbracciamo questa cultura che stiamo creando qui in Australia.